presti mille passa. Ciao, che ciao. Tutta la come stai? Si stava ragionando di riserva frazionaria. Ciao, piacere, piacere. Cosimo. Ciao. Ciao. Presti? Presti il restante 1000 passa euro. Siamo al massimo livello di... Perfetto. E non generi però quelle 100.000 euro che stavamo dicendo. No. No, è perché in sostanza, vabbè, ora dovremmo fare la proporzione. Hai capito quello che voglio dire? Perché in questo caso è sempre quella mia moneta, però. Sì, però tu non devi ragionare come la mia banca e la tua banca. Tu devi ragionare proprio nel sistema complessivo, perché ci saranno tante altre banche che hanno ricevuto quei depositi che permettono poi alla mia banca di creare ricchezza dal nulla. Questa è la riserva frazionaria. Per questo si crea, tutto il sistema bancario crea ricchezza dal nulla a fronte di piccoli depositi che vengono fatti. Che come riserva sarebbe il 2%. Esatto. Però non è vero che se uno va a fare un va a prendersi i soldi in banca, la banca non... Quindi in quel caso vale sempre quel discorso che come base vale c'è quel 2% e creano denaro virtuale dal nulla. Sì. Almeno in Europa è così, perché la riserva frazionaria è il 2%. Quindi se ci ingrippiamo su quell'altro meccanismo di ragionamento lì non va bene, no, capito? No, su quell'altro. Io ti consiglio di ragionare sempre in termini dinamici, mai statici, perché il flusso bancario è dinamico, è sempre in continua, depositi, prestiti, depositi. È così, poi non devi ragionare nemmeno solo con i contanti o deposito. Ma io ho una domanda da farvi, com'è che tutti parlano di sto signoraggio e nessuno parla di sta riserva frazionaria? Com'è sto fatto? Perché ci si sofferma su una truffa che è il signoraggio, che comunque merita la sua spiegazione, e la riserva frazionaria riguarda il signoraggio secondario. È una degenerazione. E quindi una sorta di io concludo, stai riprendendo per YouTube, io concludo gli interventi con un saggio su come rapinare una banca. Ma dal punto di vista teorico o esperienziale? No. Esperienziale, perché io t'ho già visto negli anni 70. Darò anche gli elementi su come si fa, che va il cambio macchina, tutti. Il palo, mi raccomando. E sono anche da sapere, perché poi le banche rubano noi, quindi dobbiamo anche sapere come rubare noi le banche. Come Robin Hood, giusto? Come Robin Hood. Poi le ridiamo ai ricchi per dare ai pugliesi. Per dare ai poveri. Bella, che dici tu? Va bene, ok, dai. Salutiamo con le Five Fingers. Quindi ci vogliamo attaccare le telecamere? Sì, attaccare qualcosa? Io mi devo...